Amici del Fai da Te, ben ritrovati. Oggi andiamo a presentare un altro attrezzo, un attrezzo di quelli proprio basici che servono per colui che vuole destreggiarsi nel mondo del Fai da Te. Sto parlando della vecchia cara tenaglia. Eccola qua. Questa è una tenaglia piccola, non è una tenaglia di quelle grosse. Vi sono di varie misure, vi sono anche più piccole di queste, ma vi sono anche più grosse. Oggi andremo proprio a vedere, questo è uno proprio degli attrezzi basici, come può essere il martello, come può essere il cacciavite. Qualcuno di voi dirà, vabbè, ma c'è bisogno di un video per presentare l'utilizzo di questo attrezzo? Io dico sì, perché è nello spirito proprio del mio canale, quello di andare a documentare quello che è proprio partendo dagli attrezzi, tutto quello che è necessario sapere per destreggiarsi bene nel fai da te. Se logicamente una persona è già avanti a livello di conoscenza e reputa non necessario guardare questo video, può passare oltre, addirittura può anche cambiare canale. Il bello della condivisione, scusate, il bello dei social di oggi è proprio questo, che si può passare oltre se una persona non lo ritiene opportuno. Lo dico perché mi sono arrivati alcuni commenti dove appunto vengo, diciamo, bacchettato per essere un pochino così troppo specifico negli argomenti o anche un po' banale. Ecco, io non lo ritrovo, non trovo essere banale parlare di una tenaglia perché non tutti conoscono bene questo strumento e soprattutto non si conosce l'utilizzo o il modo di impiego, come impiegare, come fare magari come far meno fatica ad utilizzarlo o come utilizzarlo nel modo per far sì che renda al massimo. Ecco. Se vi piacerà questo video, vi invito a mettere un bel mi piace, sempre ben gradito. Ricordatevi anche di iscrivervi al canale. Ogni qualvolta andrò a pubblicare dei nuovi video, riceverete una notifica. E come dico sempre, se sei in grado di fare una cosa, perché non farla? Fai da te. Alla prossima! E adesso andiamo a vedere come si utilizza la tenaglia. Eccoci qui per vedere l'utilizzo della nostra cara tenaglia. In questo caso andiamo a togliere questi vecchi chiodi arrugginiti, come vedete sono un po' tutti storti. Allora, consiglio che do per ottenere il massimo dalla tenaglia è questo: impugnarla in questo modo. Vedete, io ce l'ho proprio qua nel palmo e con questo posso allargare e stringere. Ecco, io utilizzo sempre queste dita per stringere perché se devo fare tanti, se devo strapparne tanti, logicamente se devo strapparne uno come la prendete, ma se dovete fare un lavoro lungo, per dire dovete togliere dei chiodi da un bancale dove ve ne sono a decine, è molto utile tenerla così. A questo punto vado a prendere il chiodo in questione, come potrebbe essere questo. Quello che consiglio è di raddrizzarlo un poco, così. Poi a un certo punto prendetelo bene alla base. Più lo prendete vicino alla base e meglio è. Vedete? Se lo prendete qui alla base, a questo punto potete far leva su questa parte sotto qua. La parte sotto, questa parte qua, andando a spingere è un gioco da ragazzi. Guardate. Andiamo a tirare, poi la si lascia e la si riprende più avanti. Si tira, la si lascia e eccolo qua. È uscito in un attimo. Questo è il chiodo che è uscito. Andiamo a rivedere. Quindi consiglio di prendere, perché se la prendiamo qua, per dire, faccio molta più fatica perché non faccio così tanta leva. Se invece io vado proprio contro il legno, come in questo modo, guardate, faccio così, questo in due mosse viene fuori. Guardate, eccolo qua. Andiamo a rifarlo qui. Guardate, 1, 2 e 3. Andiamo a tirare. In questo caso esce anche abbastanza facilmente perché il legno non è un legno molto duro, anzi è anche un po' consumato, però sarebbe impossibile tirarlo fuori senza questo strumento. Provateci con un cacciavite, con qualcos'altro, non ce la farete mai. Ecco, avete visto i nostri chiodi li abbiamo estratti. Ecco, guardate questo com'è storto. A questo punto cosa faccio? Lo raddrizzo un poco e poi vado sotto così. E ecco che vado, questo è più grosso come chiodo, ma è venuto fuori anche lui. Bene, questa era la dimostrazione pratica che questo strumento, ovvero la tenaglia, è uno strumento utilissimo, utilissimo, banale, lo ripeto ancora se vogliamo, ok, è banale, però è molto utile.
costa pochi euro, tra l'altro li trovate nei mercatini dell'usato, anzi un bel consiglio, andate a farvi un giro nei mercatini dell'usato, trovate tantissimi utensili che sono lì, dimenticati, pronti ad essere ancora adottati da qualcuno che li utilizza. Io tante volte, per dire, questa tenaglia l'ho presa in un mercatino, quindi al di là che li pagate molto bene, quindi fate anche un affare, ridate vita a un vecchio oggetto, in questo caso a un vecchio attrezzo. Mi piace pensare che questa tenaglia sia stata nelle mani magari di un falegname, magari 30, 40, 50, 100 anni fa, che bello, e c'è un po' di poesia, mettiamoci un po' di poesia in quello che facciamo, almeno questo è il pensiero di Pozzo Alessandro. Al prossimo video, e mettete un bel mi piace se questo video vi è piaciuto e lo avete ritenuto molto molto utile. Alla prossima!